Infatti. Allora. Ok, non sta piovendo, quindi possiamo anche togliere. Si guarda. Allora ragazzi, stiamo giocando con il track IR. Devo stare molto attento. Sì. Che mi stanno domandando, non capisco. Sono sempre alla fine 280 km, ragazzi. Però dai. Piano piano ce li facciamo. E che ho detto, mi trovo qua, quasi quasi li faccio. Tanto. Qua devo stare molto attento. Prendiamo la larga, non vorrei che urtare, non vorrei. Purtroppo. Attenzione, attenzione. Ok. Mi sa che ho urtato. Dove sei, veicolo di scorta? Attenzione ragazzi, mi devo abituare ancora ragazzi con questa visuale. Vediamo da fuori. Bella miseria quanto è grande. Lì ragazzi. E chi è? E così domani mattina arriviamo.
Arriviamo domani mattina. Importante che arriviamo, dai. Pure. Devo pure girare. Per fortuna è giorno, per fortuna. Importante ragazzi che il track QR riesca ad andare a sinistra e a destra, su, giù. E poi il resto non, cioè, non serve molto. Piano piano ragazzi, arriviamo. Ma perché sono storto? Devo fare una cosa ragazzi, aspettate un attimo. Qua ci vorrebbe cruise control, però ovviamente non ce l'ho. Vediamo se... Così andiamo, aspettate un attimo ragazzi, 50, 60, ok, adesso va a 60 più scontro, dovrebbe funzionare. Ok ragazzi, ho impostato più scontro, vediamo se così evitiamo di prendere multe. Tanto mi dice di andare a 60, mi dice. Scusate se prima è uscito il... Ah, così è bello però, su questo control. Anche se impostarlo dalla tastiera non è tanto bello. Sarebbe stato bello usare il... Ora mi manca solamente il coso, ragazzi. Il panel, però ovviamente non so se lo prendo. Ovviamente. Penso che appena praticamente freno in automatico dovrebbe spegnersi. Almeno così non devo manco accelerare, quindi la velocità di scatto. L'importante è che lo sto mantenendo
Piano piano, ragazzi, arriviamo. Le rate del prestito a posto. Diciamo che così, ragazzi, è più comodo, molto molto più comodo. È un po' noioso perché giustamente ho fatto già 5.000 km, ragazzi, con questo tir, eh? Lo sto usando parecchio. Hanno pure modificato il force feedback. Spettacolare. Rispettare il limite della città è molto. Diciamo che diventa il gioco più realistico rispettando i limiti di velocità. Però il problema è che non si arriva mai. È molto molto carino sto cruise control, ragazzi, eh? Anzi, la mia fortuna è che non mi sono ancora alzato. Non voglio portare sfiga. Dobbiamo andare ad Amsterdam, se non sbaglio, no? Amsterdam. Condensatori industriali. Sì, ma è cambio di corsia, quindi non fa rima la cosa. Eh sì, l'ho notato, che è una strada molto stretta. Attenzione, ragazzi. Piano piano.
Forse non si può fare ancora. Madonna, quanto è stretta, ragazzi. Porca miseria. Devo girare un po' così. Ma che cazzo fa quello? Beh, ti aspettiamo. Finalmente. Capisco perché. Mi sta piacendo sto questo controllo, ragazzi, mi sta flippando. Molto molto comodo, ragazzi, questo scontro. Tanto siamo arrivati, dai. Ci abbiamo messo quasi 23 minuti alla miseria. Mi sembrava giusto portare sul canale anche trasporti speciali, ragazzi. È bello che non devo manco accelerare. Fai? E siamo arrivati ad Amsterdam. Dobbiamo girare, insomma.
Momento di panico. Ma non si può saltare. Una cosa abusiva. Oh, ce l'ho fatta. Vabbè, dai, sopravviviamo. Io pensavo che voleva che entrassi là dentro, pensavo. Vabbè, abbiamo sbloccato anche un po' di... Ma ragazzi. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo se volete iscrivetevi, lasciate un mi piace. Un saluto, aspettate. Ok, un saluto da Steffi. Ciao ragazzi, al prossimo video.